Miles, ti ho detto che qualcuno stava indagando sull'underground, ricordi? Beh, è qui con noi. Ehi, Spider-Man? Mi chiamo Danica Hartley. Sto preparando un podcast sull'underground e il tuo amico Manettone mi ha detto che ti serviva aiuto. Oh, wow! Sono un tuo fan sfegatato. Mi trovo in uno dei loro comitati ora. Hai consigli? Sei mio fan? Oh, wow! Ok, scusa. I loro covi sono schermati dalle onde radio per impedire alla polizia di coordinare le eruzioni. Disattivare i disturbatori dovrebbe risolvere il problema. D'accordo. Grazie per l'aiuto, Danica. Rimasti vittime del respiro del diavolo e sono spariti. Poi Martin Lee è stato arrestato e ciao demoni. Esatto, e l'underground ha preso possesso del mondo. Per abbandono, niente di epico. Sei finito, Spider-Man! Non erano affari tuoi! Siamo i migliori! Ok, ora il disturbatore. Dovrei riuscire a localizzare i cavi con il costume. Il disturbatore sarà là dietro. Za! Serpame dei demoni. Bottino di guerra. Il disturbatore va spento. Ehi! Il covo è di nuovo visibile. Bene, avviso la polizia ora. Non vedo l'ora di buttare giù la storia della guerra tra demoni e underground. Grazie, Spider-Man. Per me è ora di andare. Ok, vediamo se Finn ha nascosto il Nuform al Gem Theater.
Ehi, Danica, sono al covo dell'underground nell'Upper East Side. Bene. Tu cerca il disturbatore, io provo a scoprire cosa combina l'underground. New York City, sì, 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 sì. La città. Spider-Man! È qui! Non deve essere qui! Tinkerer. Già, e nel mentre Tombstone è finito in carcere e hanno potuto agire libero. Vai al capolinea, vai! Nessuna pietà per Spider-Man, adesso! Forse non è il momento, ma hai già un fonico? Qualcuno che ti scrive le musiche? Uscivo con un tipo, un musicista. È durata mezzo minuto, ma ha fatto in tempo a scrivermi la sfida. Oh, se ti serve qualcuno al mixer, potrei presentarti un amico. Magari. Io non ne capisco niente. Non ci fermerai! Preparati a finire! Bene, ora devo solo trovare il disturbatore e disattivarlo. Dovrei farcela. Miles, MJ atterra al JFK martedì prossimo. Mi sostituiresti nelle ronde? Non hai problema. È stata via un bel pezzo, eh? Sarai felice di riabbracciarla. Già. Mi stupisce che Sable non si sia opposta. Il profilo di MJ la definiva scostante, calcolatrice, priva di umorismo. Ok, ce l'ho fatta. E il disturbatore. Hanno conservato i trofei della faida con Tombstone. Che sentimentali. I manichini si sono mossi? Oh! Questo posto è nostro! Non riuscirai a toglierselo!
ho un odio per i manichini. Ehi, il covo dovrebbe essere esposto. Sì, avviso la polizia. Ottimo. Credo che approfondirò il legame tra Tombstone e l'Underground per il podcast. Dovrei sloggiare prima che arrivi la polizia a stendere nastri segnaletici. Ok, vediamo se Finn ha nascosto il Nuform al Gem Theater. Covo. Oh, grandioso! Ho appena messo ordine negli appunti per il podcast. Sono prontissima. Trova il disturbatore. Ehi, ho scurciato i casi di cronaca locale. Dove ti trovi? Si è svolto uno scontro a fuoco tra il Magia e un gruppo non identificato. Sicuramente l'Underground, prima che arrivasse qui. L'Underground ha sfidato il Magia? Le grandi famiglie criminali! Volevano farsi una reputazione. Avranno sfidato i predatori dominanti per cercare le tappe. Il mio mentore. Mi piace. All'inizio pensavo un slogan, ma ora mi piace. Grazie. Yeah!
Ok, non mi resta che trovare il disturbatore e disattivarlo. I fasci di cavi sono un buon inizio. Una carrucola sopra le casse. Ragnatela. Come direbbe Pete, bingo. Wow. È una stanza del tesoro. Fish da poker. Un classico delle famiglie criminali. Il verde delle banconote è sbiadito. Ai falsari del Maggia serviva un corso d'aggiornamento. Ecco il disturbatore. Ora posso andare. Pensavi di sfuggirmi, eh? Cavolo! Ehi, l'uscita è bloccata. Devo chiamare qualcuno, ti servono rinforzi? No, ci penso io. Quel vecchio ascensore potrebbe fare al caso mio, ma è senza corrente. Ok, vediamo di collegarlo all'ascensore. Bene, è fatta. Sono sfuggito alla trappola. Ehi, ho disturbato il disturbatore. Perfetto, non mi resta che fare una soffiata anonima alla polizia e... BAM! Addio, Kobo! Grazie per l'aiuto. Ne hai ricavato qualcosa? Sì, voglio indagare su questa guerra territoriale tra l'Underground e il Maggio. Sento odore di scoop. Buona idea! Non vedo l'ora di ascoltare il podcast. Ok, vediamo se Finn ha nascosto il Newform al Gempiego. Ehi, riguardo i covi che hai fatto chiudere. In quelle zone la criminalità è diminuita e anche gli idioti con le spade luccicanti. Tinkerer resta un problema, ma l'Underground ha subito un duro colpo. Gioco di squadra! E spero che la tua serie abbia lo stesso impatto. Dovessi avere bisogno d'aiuto, non nel senso di salvarti, ma per staccare, scrivimi. Conosco un posto che fa un ottimo cappuccino al matcha. Già mi immagino seduto al bar con la maschera. Sarebbe strano. Ma fico, no? Ci sentiamo. Ciao. Ecco il tipo che ha bruciato milioni di... Sembra un laboratorio segreto della Roxxon. Scrivo a Genki. Sì, è questa. Ehi, hey, ho letto il messaggio. Buone notizie. Posso accedere ai sistemi Roxxon con i segnali del costume. Non finisci mai di stupirmi, amico mio. Jerry, mi senti? Provo a riparare il generatore. Pezzo di ferraglia. No, ho già provato. Anche quello. Ci sono. Sorveglianza Roxxon, sei mia. Posso aprire quella porta, ma devi riattivarla. Ok, sto aprendo la porta. Ah!
Ehi, ho trovato dei file mentre studiavo la sorveglianza. È qui che hanno notato i primi effetti collaterali del Nuform. E nessuno ha detto: ehi, sicuri che il Nuform sia una buona idea? Sì, Rick Mason. Oh. Allora sbrighiamoci a chiudere questo posto. Non sarà mai troppo presto. Cosa c'è qui? Attrezzature di sicurezza. È un deposito per gli oggetti confiscati. La soffiata non è venuta dal mio team. Non sapevamo che il Nuform fosse tossico. Credo che tu ti sia espresso male. Non sapevamo di questa invasione. Krieger, probabilmente sei tu che dovresti contenerti. Non c'è nessun nascondiglio in giro. Ma io l'occultamento. Perché Krieger non si è mai ammalato con i reattori? Era l'uomo lupo. Perché indossava scafandri supersonici quando si avvicinava al reattore con la scusa di testare le frutte. Hai ragione. Come se la passa? Sogni d'oro. Scusa. Inizio la perlustrazione. Non capisco perché Spider-Man ce l'ha con lui. Non possiamo rischiare una cosa. Il resto non conta. Fermati! Sei spacciato, Spider-Man! Dobbiamo fermare Spider-Man adesso! E con ogni mezzo! Ammazziamolo! Ingaggiare Spider-Man! Andiamo!
Zaiju! Vedi Anthony a casa! Il nemico è l'aria! Sono finiti. È ora di prosciugare il reattore. Che sensazione da schifo. Ok, hai lasciato a secco il laboratorio. Ora ti conviene uscire. Passa dall'ufficio. Non prendere vita inquietante armatura Roxxon. Potrei vedere se quel computer nasconde dei segretucci della Roxxon. Ehi, Roxxon, so che gira una voce secondo cui il Nuform vi farebbe ammalare. Andiamo, gente, ovvio che non è vero. E anche se lo fosse, non vi abbandoneremmo. Senza di voi non avremmo nulla. Niente Nuform, niente Plaza, niente futuro. Ma voglio essere onesto con voi. Quel futuro è in pericolo. Perciò, prima di iniziare a spargere in giro queste bugie infondate, pensateci due volte. Chiaro? Ricordate. Energia alle persone. Krieger era un contaballe professionista, ma la parlantina non lo ha salvato dalla prigione. Grazie per l'aiuto. Sfidare la Roxxon non è uno scherzo. Non lo so, l'Underground ne ha fatto il proprio passatempo. Vero. Ma seriamente, che razza di amico sarei se non ti aiutassi a fermare qualche reattore tossico ogni tanto? Proprio lui? È incredibile come hai convinto quegli stupidi a scaricare. Come vanno le cose? App, ma non avrai i miei dati. Genki, sono al laboratorio Roxxon di Chinatown. Puoi accedere al sistema? Certo che sì. La tela sugli ingranaggi. Laggiù. Sono qui. Io sono nel loro sistema. Vedo quello che vedi tu e gli impianti del laboratorio. Bene. Smantelliamo questo posto. Cosa abbiamo qui dentro? Ripetilo. Il Nuform non è pericoloso. No, non ci siamo. Ho percepito un'esitazione. Non si fidano della nostra energia pulita. Il tuo scopo è di convincerli. Avete la mia parola. Il Nuform non è pericoloso. Vedi... Ancora non ci siamo. Le parole stanno a zero se nella tua voce non sento la convinzione. Il Nuform non è pericoloso. Aspetta, sai che ti dico? Prendi questa registrazione, ok? Usala per fare pratica allo specchio. Ripeti la scenetta ancora e ancora e ancora e domani torna da me e convincimi. Il giudice però non l'hai convinto, Krieger. Genki, pronto ad aprire la porta non appena l'avrò alimentata? Prontissimo. Ha funzionato? Sicuro, è già aperta. La base è alimentata da un reattore al Nuform. Devo prosciugarlo. Dovresti trovarlo al piano terra, più avanti. Se il Nuform fosse infiammabile come si dice in giro, i laboratori non sarebbero già saltati in aria. Non ti ricordi del Plaza? Ma il Plaza non è saltato in aria, è... crollato. È molto diverso. Codice blu, abbiamo un intruso! Ciao, ciao!
Prenditi una pausa. Giù il sipario. Via le figure, ingaggio autorizzato. Al primo movimento! È l'ora della nanna. Guardie sistemate. Passiamo al reattore. Le porte di sicurezza sono aperte, sai cosa fare. Forse vale la pena dare un'occhiata. Cari dipendenti Roxxon, per ringraziarvi dell'impegno, vi abbiamo riservato un pacco dono. Scatenerete l'invidia di amici e parenti con gli accessori firmati Roxxon. Gli occhiali da sole. Non avete idea. Sono inclusi anche i biglietti per il nostro galà delle feste e persino, udite udite, l'iscrizione gratuita al nostro programma di formazione. Boom! Ci vediamo in classe. E ricordate, energia alle persone. Chissà se oggi quegli occhiali da sole valgono qualcosa. Un anno fa
avresti mai pensato di fare squadra con me per combattere una perfida società energetica? Onestamente? No. Prima a chimica costruivamo batterie e ora invece sei diventato una batteria umana. Sì, roba da matti. E chissà cosa ci aspetta in futuro. Aiuto! Che si dice? Questa è New York. Devo correre a casa a fare la sfida giornaliera. No, amico, novità! Ehi, hey, Genki, sono davanti a un laboratorio. Bene, facciamo fuori un altro reattore. Ah, ti capisco. Non ti piace, vero? Sì! Sono dentro. Che mi dici? Ho violato la sicurezza. Quei firewall fanno veramente pena. Da dove entro? La porta è di sotto. Come prima, tu alimenti i sistemi e io la apro. Dare energia è la mia specialità. Ci sei quasi. Continua a connetterli. Lo devo caricare. Manca poco. Quasi. Ora dai una spintarella al generatore. Ci siamo. Sblocco la serratura. Fatto. Ehi, che succede qui? Il reattore è al piano terra, più avanti. Sai, noi siamo rimasti fedeli all'azienda. Sarebbe carino che ci rendessero il favore. Che intendo? Un vicino ha scoperto che la nostra parola è andata a farmi sapere. Non è la tua giornata. Scusa. Fermi, ho sentito qualcosa. Nessuno, l'area è sicura. Underground è solo un mucchio di noci. Si è mosso qualcosa. Spider-Man, tenete gli occhi aperti! Ricevuto, cerchiamolo! Confermatevi, pronti all'ingaggio! Ora della nonna. È ancora qui, non distraetevi! Non fatevi prendere di sorpresa! Un altro trionfo per Spider-Man! Il bersaglio è vicino! Abbiamo un intruso! Spider-Man! Dovevi startene a casa!
fuori, Spider-Man! Beccati questa! Accidenti! Questo laboratorio produce false ricerche di analisi sul Nuform per insabbiare tutti i rischi che comporta. Lo era! Ora tutti conoscono il vero volto di Krieger. Sì, hai ragione. E la Roxxon merita questo e altro. Spider-Man è in vantaggio, tenete duro! Stai giù! Spider-Man, non lasciatelo scappare! L'ordine è di catturare l'ordigno nemico! Siamo giù come mosche! Uccidiamolo! Ehi! Prendi! Sei in svantaggio! Che rischio! Codice blu, neutralizzare Spider-Man subito! Un attimo, forse c'è qualcuno. Abbiamo che fare fuoco! Allarme in tre! Ehi, prendi! Ottimo! Ora pensioniamo quel reattore una volta per tutte. Ha già fatto troppi danni. Hai assorbito un mare di nuvole. Ora rischi di sfornare figli con tre occhi, ci hai pensato? Se non riusciranno a fare altro Nuform, ne sarà valsa la pena. Non migliora mai. Il laboratorio è fuori uso. L'uscita è di sopra. Forse c'è qualcosa su quel computer. Stelle della Roxxon, come ci si sente a costruire il futuro dell'umanità? Eh? Non sarebbe orribile se chiudessimo i battenti per una banale fuga di notizie? La sicurezza delle informazioni è cruciale per la nostra sopravvivenza. Da oggi in poi, i dipendenti dovranno consegnare all'ingresso cellulari, portatili e qualsiasi altro dispositivo di comunicazione. Chiaro? Beh, ricordate, energia alle persone. Di certo la polizia di New York ci ha messo molta energia per sbatterlo in prigione. Wow! Fortuna che non sono atterrato lì in mezzo. Ehi, sapevo ti saresti fatto dei nemici come Spider-Man. Ma non avrei mai pensato alla Roxxon. Già, sono persino più corrotti di quanto pensassi. Tra te e tuo zio, sfidare la Roxxon è un vizio di famiglia. E io ho pensato bene di unirmi alla festa. Non potrei mai farcela senza di te. Grazie, Coso. A dopo. Ehi, Spider-Man. Da quando abbiamo chiuso quei covi dell'underground, fanno fatica a reclutare e i quartieri sono più sicuri. Magnifico, Danica. Non ce l'avrei fatta senza di te. Ehi, gioco di squadra. Mentre spulciavo tra i miei file, però, ho scoperto che Tinkerer era alle prese con qualche progetto segreto a Hell's Kitchen. È collegato al Nuform? No, alla...
materia programmabile. Forse dovrei impedire che finisca in brutte mani. Oh, ehi, ho trovato un riferimento a un codice, 2658. Magari provalo. Servirà ad aprire qualcosa, no? 2658, capito. Hmm. 2658, giusto? Materia programmabile. Le possibilità sono infinite. Oh, mi piace un botto. Così può andare. Devo ringraziare Danica per la dritta. Eccolo qui,